Sono le luci. Sta giù! Che diavolo sono quei tizi? Leone! Stai indietro, cazzo! Joe! Metti il braccio attorno a me. Forza. Siamo al sicuro. Joel. Joel! La merda. Joel, dai. Alzati, alzati, alzati. Devi dirmi cosa fare. Forza, devi alzarti. Joel! Bella ragazzi, qui è NicoStar13 che vi parla. Siamo qui su Left Behind, il primo episodio, ragazzi. Vi ho lasciato con una breve introduzione che ha fatto questo gioco, ragazzi. E siamo qui subito con Ellie, ragazzi. Vediamo cosa ci fa fare. Chi è stato? Chi è sto tizio? Riley. Ah, è Riley, la sua amica. Sono caduta sul fianco. Cazzo, pensavo mi avessero morsa. Lo so. È stato forte. Non vorrei uccidermi. Non ti vedo da... Non so nemmeno da quanto. 45 giorni. Beh, 46 tecnicamente. Vuoi sapere chi ho fatto? Fino ad ora ti ho creduta morta. Già. Tieni. Guarda. Non è una piastrina delle luci. Non ci credo. Sei ancora in stanza da sola. Ho dormito sotto all'Ese per 3 anni e sai quanto puzzasse quella ragazza. È diventata proprio una luce, ragazzi. La conservi ancora? Ma che stai facendo? Voglio evitare che mi becchino in stanza con una luce. Rilassati. Su questo piano non ci sono soldati. Ah, quindi il posto è pattugliato a soldati. Benissimo, ragazzi. Cominciamo già bene. Siamo a posto. Siamo a posto. Sono scomparsa e sei arrabbiata. Sì. E ti devo delle spiegazioni. Andiamo via, ti racconto tutto. È quasi mattina e ho le esercitazioni militari. Sai, dove ti insegnano a uccidere le luci. Su, metti i pantaloni e andiamo. Sono una cretina. Forza. Siamo mai finite nei guai? Non lo so se lo siete mai finite. Ah, cambiamo subito scena. Cazzo! Che cazzo è successo? Oh, ragazzi. Ah, qua è quando ti siamo con Joel. Porca vacca, ragazzi, bel buco, Farò un casino male. Per un po' andrà bene. Cerco qualcosa per curarti, ok? Callus, dagli un occhio. Ah, hanno portato anche il cavallo qua. Perfetto, direi. Ok, ragazzi. Vado, ma torno subito. Promesso. Ok, ragazzi, partiamo subito con Ellie. Con il suo coltellino magico, ragazzi. Quindi questo DLC, ragazzi, è quello che è successo prima dell'infezione di Ellie.
ma ovviamente ci sono anche parti annesse a quando è con Joel, insomma. Quindi vedremo un po' la situation come si evolve. Guardiamo un po' in giro se c'è qualcosa per che ci può essere utile a noi, perché non abbiamo niente, abbiamo appena iniziato, abbiamo solo il nostro coltellino, né kit medici, né pistole, né niente. Mi siamo proprio davvero a secco, quindi non vorrei proprio che ci prendessimo alla sprovvista con soldati eccetera, quindi cerchiamo subito. Questo non si può aprire, visto che avevamo il coltellino universale, magari potevamo sfruttare questa... Oh cazzo, che cazzo sono sti qua? Che cazzo sono sti rumori, eh? Boh, guardiamo per di qua intanto. Ma ovviamente credo che io con la mia fortuna non si può andare a nessuna parte di qua, vero? Perfetto ragazzi, perfetto direi. Perfetto. Andiamo piano ragazzi, nascondiamoci. E andiamo avanti silenziosamente. Spero che vi continui a piacere, visto che ho visto che seguite molto The Last of Us. Spero che vi continui a piacere Left Behind. E... ovviamente sulla PlayStation 4 sempre di Remastered. Cosa? Cosa c'è? Fermaci a questo. Ok. Comunque spero che vi continui a piacere. Qua c'è una saracinesca, si può aprire. No, serve la combinazione, perfetto. Comunque stavo dicendo, spero che vi continui a piacere, perché comunque è sempre per PlayStation 4. Che magari pensano che lo facciano per la 3. Cioè che lo sto facendo per la 3. No, è tutto PlayStation 4 ragazzi. E spero che vi continui a piacere, visto che mi avete scritto nei commenti che vorreste che continuassi giochi del genere, ad esempio come The Last of Us. E più avanti ci sarà anche PT, la demo di PT, che sarebbe tipo un survival horror. Scusate un attimo ragazzi. E un survival horror tipo Silent Hill. Infatti è Silent Hill PT, tipo la demo del nuovo Silent Hill, che in teoria dovrebbe uscire. Non si sa come mai, cioè non si sa se uscirà. Comunque sia, la demo intanto. Avete ingoiato le pillole e lasciato la bottiglia vuota. Perfetto. Allora dobbiamo trovare le pillole per giocare ragazzi. Quindi ragazzi, stavo per dire che nel mio canale andiamo, ci sarà questo, questa demo. Hanno già preso tutto. Ovviamente durerà 1/2 episodi. Questi Left Behind non lo so quanto durerà, quindi qualcosa. Sicuramente meno della sta cosa ragazzi, visto che è un DLC. Niente. Poi ragazzi farò un videoblog, scusate se vi interrompo dalla visione, su cui spiegherò le mie intenzioni sui giochi che tratterò quest'anno e un po' tutta la gestione, insomma. Prendiamo un po' di alcol intanto, che magari ci aiuterà per Joel. Scavalchiamo di qua del bancone, vediamo se c'è qualcosa. Qua niente. Ah, ok, forbici. Vediamo se c'è qualcos'altro. Un foglio. Il farmacista. Il farmacista. Che abbia qualcosa con sé. Ok, il farmacista è impazzito e mi ha aggredito. L'ho colpito con forza e ora è privo di sensi. L'ho chiuso nel negozio. Sì, quel negozio che era a fianco, e ci ha dato la combinazione. Vediamo qua se dietro questa porta si può andare a qualche parte. Oh cazzo. Perfetto. Cosa ti serve lì? Una chiave, visto che è chiusa. Il coltellino non fa effetto. Vabbè, fa niente. Quindi andiamo intanto di qua e vediamo se qua se c'è qualcosa. Attenzione. Destra, 30 a sinistra, 31 a destra. Attenzione ragazzi, che ha detto che è pazzo. Quindi facciamo un po' di attenzione. Merda, spore.
Andiamo piano, ragazzi, con molta cautela. Posso farlo subito, basta, cazzo. Non ti succede niente, Ellie. Hai due occhi da falco che ti proteggono. Cioè i miei. Tranquillo, Ellie, ho la vista a 360 gradi. Anzi, 720. C'ho il doppio. Vediamo qua se c'è qualcosa, niente. Andiamo per di qua. Accendiamo anche la luce. Grazie, suggerimento, l'ho appena detto. Ah, perfetto. Abbiamo trovato. Oh, cavolo. Non resuscitare, non resuscitare. Niente. Ma dov'è? Ah, la chiave. Ok, ecco. Oh, cazzo. Porca merda. Perfetto. Una chiave. La farmacia. Andiamo. Ok, ragazzi. Andiamo subito in farmacia. Merda. Ma vaffanculo, cos'è il tuo compagno? Che stronzo però. Spero non venga dentro. Stai fuori e vai dritto che ti prendo alle spalle. Occhio ragazzi, piano, come sempre. Piano, piano, piano. Piano. Dai che ce l'abbiamo quasi fatta, acceleriamo un po' il passo, adesso andiamo piano. Sentiamoli addosso, alzi, dai. Volevo dire altre, ma... Oh, oh, alcol. Utilissimo. Andiamo per di qua e in teoria la porta dovrebbe aprirsi con sta chiave. Spero di sì, sennò... è un casino. Ok. Porca vacca, è una presa per il culo allora. Che stronzi che siete però, eh. Ah, un elicottero militare. Lì ci sarà qualcosa. Ok. Resisti, Joel. Però se è un elicottero militare mi sa che qua c'è gente, ragazzi. Spero di no. Davvero. Andiamo per di qua. Una strada alternativa, magari troviamo più provviste di qua. Speriamo di sì. Oh, zero. Dove vado? Sembra una maledizione, oh. Oggi non mi va un cazzo giusto. Smalti ti servono, Ellie. Dai, sono gratis, li puoi prendere. Parrucchiera. Qua c'è qualcosa? Niente, Agolfi. Beh, posso usare questo? Bene, nastro. No, mi ha dato proprio tutto il kit medico, ok. Vabbè. Adesso vediamo se curarci subito o meno. Magari ce lo teniamo quando abbiamo un po' meno vita. Sì, sì, è meglio così. Che magari possono esserci intemperie nel nostro tragitto, ragazzi. Scendiamo, scavalchiamo, dobbiamo scavalcare. Ok. Sbrigati. Di qua. Cavolo. Ci è mancato poco, eh. Sei una scheggia. Sono colpita. Grazie. Forza, dai, saliamo su. Comunque, ragazzi, allora, abbiamo appena... come l'hai trovato? Intendi le luci? Sì. Ricordi il soldato che hai morso prima di rubargli la pistola? Sì, me lo ricordo. Quello è Trevor. Comunque, l'ho visto in strada e gli sono rimasta attaccata al culo. L'ho seguito in un vicolo e le luci mi hanno assalita. Poi mi hanno portata nel loro nascondiglio, da Marlene. Hai avuto paura? Ero terrorizzata. Pensavo che mi avrebbero sparato. Ma lei ha detto solo: perché ci hai messo tanto? Sì, vabbè, prendi tanto per il culo, Marlì. Ve la prenderei per il culo anch'io, visto che. No, ok. È ricercata anche. Perfetto, ragazzi. Voleva capire se tenessi davvero alla causa. Comunque. Stavo dicendo che questa storia Left Behind, come vi ho appena visto, sarà metà con Joel.
e metà con questa che non mi viene il nome, è Riley. Andiamo. Come il cane di Ghost. Vabbè. E filiamo quindi, ragazzi, avremo un po' degli spezzoni, ma meglio così. Due storie in una. Con chi ti vedi in questo periodo? Boh, non saprei. Con nessuno. Ah, interessante. Che mi dici di Dino e degli altri ragazzi? Come stanno? Riley, quelli sono amici tuoi. Ma tu ci parli? Sì, all'incirca. Vediamo qua se c'è qualcosa di interessante da prendere. Ovviamente col mio culo che ho non ci sarà niente. Perfetto. Grazie mille. Grazie mille. Della stufosa, grazie mille. Hai già trovato la luce? No, che ridere. Scusa, non volevo offendere i tuoi compagni. LOL, Ellie. Quindi? Ora credi freddure. So soltanto che non sono un soldato. Giorni un cazzo. Sono solo bravi a tenerlo. Hai incontrato altri infetti? Come parte dell'iniziazione mi hanno fatto uccidere un... Senti, possiamo parlare di qualcos'altro? Oh, merda, giù! No, cazzo, che cosa c'è? Non ditemi che abbiamo uno scontro a fuoco, che siamo già a secco. Ok, per fortuna mi hanno detto dritto, ragazzi. Scusa, sono agitata ultimamente. Andiamo per di qua sopra la trave. Occhio a non cadere. Ok, Ellie, bravissima. Ellie, è stata la prima cosa che ho chiesto a Maria. Ti vuole al sicuro in quella stupida scuola. Io non dovrei neanche vederla. Ma che le importa? Ha paura che io ti cacci nei guai. Ehi, ti ricordi la prima volta che ti ho portata qui? Che ci facciamo qui, Riley? Ho una sorpresa per te. Cosa? È un dinosauro? Sì, Ellie, sicuramente è un dinosauro. Sì, ancora un po' di pazienza e vedrai. Non credo sia un dinosauro, Ellie. Proprio no, guarda. A occhio, credo... Proprio come periodo storico non ci siamo. Non so se dopo c'è qualche eccezione oppure mi sbaglio io che ho studiato male storia, però non credo ci siano i dinosauri su questo periodo storico. Andiamo a vedere anche di qua se c'è qualcosa che non si sa mai. Ragazzi, come sempre sapete che io perlustro sempre ogni angolo. Così se magari avete della stufase e vedete che ho preso un fumetto in più, delle piastrine in più che voi non avete preso, rifate quella missione e prendete le cose, ragazzi. Non ci credo che Winston... Scendiamo. L'hai saputo? Sì. Sai com'è successo? L'hanno visto cadere da cavallo, un infarto o roba simile. Cavolo. Quante persone muoiono per cause naturali in questo mondo? Nessuna che io sappia. Esatto. Vediamo che ci ha lasciato. Sul serio? Ok, vediamo se c'è qualcosa. Una rivista. Una rivista. Cosa? Anzi, una foto. Ok. Questo è Winston? Cavolo, era un tipo affascinante. Ah, perfetto, Ellie. Bingo! Ne vuoi un po'? Accettiamo, dai. Proviamo. Certo. Ti avverto, non è birra. Grazie. Oh, Cristo. Oh, tieni, è vomitevole. Te l'ho detto. Salute, Winston. Che cazzo sarà stato, ragazzi? È forte. Scotch. Andiamo. Alcol etilico pure al 100%. No, sennò sarebbe morta. Sarà alcol etilico. Vabbè. Qua non c'è niente. Andiamo avanti. E qua del bancone neanche credo. Infatti. E andiamo, Riley.
Comunque ragazzi, vi auguro ancora un buon lunedì a tutti. Aspetta che qua c'è qualcosa. Ellie, adesso aiutami continuo ad alzarlo. Sicuramente quella trave terrà. Porca vacca. Sai che c'è? Forse ci conviene trovare un'altra via. Sì. Va bene. Guarda, le avrei detto occhio che c'è. Cioè, c'è un furgone sopra e un pezzo di ferro fino, non so, quanto un pollice dove tenere su una macchina. Non credo proprio. Comunque sia. Cerchiamo una via d'uscita. Andiamo un po' in giro per di qua che non c'è niente, perfetto. Ehi, guarda. Torniamo indietro. Dove? Andiamo per di qua allora, ragazzi. Ah, ok, qua sopra. Va bene, okay. Suoniamo. Stai attenta lì dentro. Quando non sto attenta? Perché cazzo non mi apri? Cosa ti è successo? Ah, ok. Ah, fanculo. Stronza, è già la seconda volta oggi. Com'è che questo posto ci era sempre sfuggito? Vieni, ho la maschera perfetta per te. Ok, dai, vediamo. Ehi, Riley. Perfetta. Vediamo. Guarda qua. Che cos'è, una specie di lupo mannaro? Che figata. Mettila, dai. A parte che a me piacciono i lupi, quindi... è una figata assurda, ragazzi. Cazzutissima! Ruggisci? Roar. Bello. Bellissimo, Ellie. Un cazzo di ruggito! Dai, 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 dai. Sì, così! Vediamo che altro c'è qui dentro. Vediamo un po' qui in giro, ragazzi, che magari c'è qualcosa per farci divertire un po', ragazzi. Stanno matizzando un po' da The Last of Us. Vediamo un po'. Ok, qua cosa c'è? Bulbi occolari, ragazzi. Non ci si crede? Ma vaffanculo, mi hai fatto venire un colpo. Wow. Dai, Riley. Basta farla scema. Lasciami guardare qualcosa anche a me. Vediamo se c'è qualcosa, niente. Che figata quelle maschere. Ma che palle, Riley. Va bene. Cosa? Andiamo per di qua. Sono io la detta ai vampiri. Va bene. Fai la detta ai vampiri. Hai qualcosa? Io sono il conte Dracula. No, sei la duchessa stronza e scema. Dai, vediamo qua, ragazzi, se c'è qualcosa. Schele veggente, poni un quesito se hai il coraggio. Ok. Ok. Vediamo cosa chiede Ellie. Moriremo entro oggi. Ah, funziona molto, ragazzi. Devi ruotarlo, genio. Ah, scusa Riley, scusa. Tragicamente improbabile. Ah, perfetto. Che sollievo. Siamo salvi, ragazzi. Cioè, l'ha detto un teschio. Guiderò di nuovo un'auto? Vediamo un po'. Lo sento nelle ossa. Perfetto. Bene. Come era successo con Joel. Non riuscirò mai dopo a giocare a un videogioco? Speriamo di sì, dai. Le probabilità sono minime. Vaffanculo, teschio. Lol. Noi continuiamo finché non finisce le domande. Dalla cazzo di zona di quarantena? Nessuno può dirlo. Quindi è possibile. Dai, continuiamo, ragazzi. Riavremo mai le nostre pistole d'acqua? Gli spiriti dicono di sì. Perfetto. Ah, hai sentito? Dice che riavremo le pistole.
Sono andata, Ellie. Devi accettare. Perfetto, ragazzi, due pistole d'acqua. Continuiamo, dai, ultima domanda. Mi cresceranno mai le tette? Ah, perfetto, bellissima ultima domanda, ragazzi. Wow, no comment. Gli spiriti non si pronunciano. LOL. Mi sorprende. Dai, ultimissima, ragazzi. Sei una faccia da culo? Questo è assolutamente certo. Beh, direi che abbiamo finito. No, dai, è una droga, ragazzi. Riley smetterà di fare schifo a poker? Lo sai che ti sento, vero? I segni sono confusi. Ah, c'è ancora speranza per te. Comunque no, ci ho rinunciato. Il poker è tutto tuo. Ok, abbiamo finito, ragazzi. Se no continuavo a star là attaccato 40 ore. Magari un domani, quando uscirà magari un nuovo The Last of Us o magari FIFA 2020, io sarò ancora là a fare quelle domandine là. Vabbè, a parte questo, ragazzi, e vediamo se c'è qualcosa. Una maschera da zombie. Ah, vabbè, ma te la cambi. Io preferivo che tenessi quella da lupo. Non mi piace lo zombie. Preferisco i licantropi, ragazzi. Però magari se gli facevano gli occhi azzurri al licantropo come ce li ho io, mi sarebbe piaciuto di più. Vabbè, a parte questo, facciamo qualcosa qua o stiamo qua a girarci i pollici? Dai, c'è qualcosa da fare. Vediamo un po'. Sul bancone non c'è niente, abbiamo detto. Di qua neanche, forse la porta per di qua. Cosa? Ellie, sarà mai simpatica quanto me? Per favore, sono 10 volte più simpatica di te. Esatto, anch'io lo penso, sinceramente. Non in questa vita. Io non c'entro, è stato lo schele veggente. Lo schele veggente fa i pompini ai cani. Carina, Ellie. Cioè, vabbè, mi astengo dai commenti, ragazzi. Davvero. Dai, Riley. Oh, la porta. Andiamo fuori. Ok, ragazzi. Dove dobbiamo andare? Vedi le auto laggiù. Dove? Sì. Ok. La rossa è tua, la blu è mia. Lanciamo mattoni. Chi rompe prima tutti i finestrini della sua auto vince. Scherzi? Sono la regina dei mattoni. Ok. Non chi metterti mai contro un lupo. Risponde a una domanda. Senza sarcasmo. Ok. Va bene. Che gioco ci è? Sto. Verità o verità? D'accordo, scema, ci sto. Ok, io parto. Non vale, ne hai detto via. Bang! È uno. Dai, ragazzi, che ci, non ci facciamo battere da una sfigata di merda. Centro! Dai, due. Io sto qua a nerdare, a giocare, a tirare mattoni nelle macchine tutto il giorno, ragazzi. Due, andate. E vai. Tre belle, tre. Vaffanculo, mi ha fregato il mattone quello là. Crash. Sì, quattro. Ci sono anche quelli di là, ragazzi. Cazzate. 5. Sì. 5. Boom baby boom. Continuiamo così. Bingo. Ne mancano 2. 6. Guarda, perfetto. Ripara. Last one ragazzi. Ultima. Last one. Ben. Sì. Boom. Regina dei cazzo dei mattoni. La mia aveva i finestrini più duri. Sì, sì, come certo. No, sfigata. Ok, ora la domanda. Oh, paura. Loser. Vediamo quale domande facciamo. Facciamo la prima, perché se n'è andato, dai, ragazzi. Vediamo un po'. Ok. Perché te ne sei andata senza dirmelo? Era una situazione strana. Guarda, non l'ho detto a nessuno. Ma io non sono nessuno. Capito? Vero? No, è solo... Vieni. C'è una cosa che devi vedere. Ci non sono hai cose. Risposto alla... Non hai risposto alla domanda? Non hai risposto alla domanda. Ecco, Ellie, non copiare le battute. Ellie,
che diciamo uguale o tu mi copi Ellie. Una delle due. Allora, andiamo un po'. Perché siamo venute qui? Questo posto mi dà i brividi. Ricordi quando pensavamo fornissero corrente solo a certe zone della città? Beh, seguimi. Vediamo qua se c'è qualcosa, ragazzi. Niente. Sì, un attimo, prendo un attimo le robe qua. Faccio presto. Tanto non credo ci sia qualcosa di importante. Un armadietto, forse qualcosa dentro. Niente. Bel culo che abbiamo, proprio. Andiamo per di qua. Vediamo se qua a sinistra. No, qua c'è un... Si scopre che l'intera città ha corrente. Hanno solo spento gli interruttori. Basta riattivarli e siamo a posto. Ok. È impossibile che funzioni. E invece... Perfetto. Che ti avevo detto? Grandissimo, ragazzi. C'è luce in tutto il centro commerciale. Andiamo a scoprirlo. Andiamo per di qua, ragazzi. Pronta per lo spettacolo? Aspetta, io... So cosa cerchi di fare. Sono contenta tu non sia morta. Intendo... È bello essere di nuovo insieme e non volevo dirlo. Tutto quello che ho detto prima di andarmene... Non lo pensavo davvero. Riley, sei una lagna. Hai cominciato tu, stronza! Cavolo. Sei pronta? Sicuro. Cos'è, uno scherzo? Ok, ragazzi. Allora, siamo qua. Ok. Allora, ragazzi, adesso salvo e ci vediamo con il prossimo episodio domani. E vedremo come salvare Joel. Qui da The Last of Us Left Behind è tutto. E spero vi sia piaciuto il video. Vi ricordo di lasciare un bel like, un bel commentino, di iscrivervi al canale se avete ancora fatto. E bella, ragazzi, da Nico Stratrici. Bella!